La lettera aperta di Emmanuel Macron per un rinascimento europeo si è aggirata per tutta l'Europa, pubblicata sui giornali dei 28 Paesi membri, tradotta in tutte le lingue. Ha incassato critiche e placet come quelli del Presidente della Commissione europea Juncker e del Presidente del Consiglio europeo Tusk. Ecco come l'hanno accolta gli europarlamentari. Abbiamo un problema, come sapete, con la sua azione. Lui vuole un'Europa che protegge, ma ci chiediamo proteggere da chi? Se si tratta dei capitalisti, capisco, ma se guardiamo alle sue politiche non mi sembra che protegga gli uomini e le donne della strada. E non il clima, e qui noi siamo molto diversi. Noi eravamo degli europeisti convinti prima di Macron, non cambieremo perché arriva lui. Macron, nella sua lettera, parla di maggiore sicurezza ai confini e revisioni di Schengen, ma i suoi intenti non piacciono ai leghisti. Ma scusi, quando i problemi sono della Francia diventano i problemi dell'Europa, cioè i problemi dei giri gialli della Francia diventano i problemi dell'Europa, quando lui non riesce a risolvere i problemi, quando invece parliamo di immigrazione, i problemi dell'immigrazione dell'Italia sono quelli dell'Italia. Macron denuncia le menzogne come morbo della politica, virus per l'Europa e fa l'esempio di Brexit. Nessuno prima del referendum aveva detto la verità ai britannici. Un avvertimento per il governo euroscettico di Roma. Ce ne potrebbero essere tanti, Macron è un europeista, quindi può creare ecco, una rete europeista sicuramente, però come leader non lo so. Certo è che chiunque sarà il leader dell'Unione, il suo compito di tenere insieme i pezzi non sarà facile col malcontento che attraversa il continente da nord a sud. Io penso che sia bene che questi appelli vengano fatti anche dal Presidente della Francia perché servono a preservare l'Europa e le sue strutture democratiche. Esponendosi con una mossa che ha spiazzato tutti, il presidente francese si espone anche alle critiche, prima di tutto quelle della sua opposizione, e c'è da giurare che aumenteranno se la sua azione non servirà ad arginare i suoi avversari alle prossime europee. A voi.